Il Signore ci accompagni in questo andare a Lui, in questo prostrarci ai Suoi piedi, in questo invocare il dono della Sua grazia che ci guarisce, che ci risana, che ci fa riavvertire la dolcezza dell'essere un unico popolo, il popolo che Dio ha santificato, il popolo che il Signore ha liberato dal suo peccato, il popolo che vede una grande luce sulla quale tutti ci ritroviamo per andargli incontro. Che il Signore, come abbiamo pregato nella preghiera di ascolto, di preparazione all'ascolto della parola, ci trovi vigilanti nella preghiera, operosi nella carità, esultanti nella lode. Se la preghiera non accompagna il nostro cammino, non possiamo accogliere il valore, la forza e il significato della sua parola. Se la carità non agisce, non ci rende operosi, non concorriamo a costruire un mondo nuovo. Se la lode non sale continuamente sulle nostre labbra ed è lode che ringrazia, che esalta, che benedice il Signore, siamo un popolo muto, incapace di riconoscere la gratuità dei doni e di prostrarci davanti al Signore, perché ancora una volta esalti con il suo amore le paure, le incertezze, le esitazioni della nostra vita.